Prova. Stampata. Poi parti tu? Sì, parto io. Il filtro lo fa dopo? Sì. Vabbè. Sì. Perché Giacomo ha visto che... Buongiorno a tutti, se volete accomodarvi così un minuto cominciamo. Bene, grazie a tutti, grazie di essere intervenuti. Questo oramai è un incontro fisso, è entrato nella tradizione di Fondazione Agrion, ci fa molto piacere ospitarvi, è anche una buona occasione per farci gli auguri di buone feste. E niente, non voglio togliere tempo ai relatori, poi chiedo anche, c'è il Presidente Giacomo Ballari di là che viene poi a farci un saluto, ma direi che possiamo partire visti i tempi. Grazie, grazie innanzitutto al settore fitopatologico fitosanitario di Regione Piemonte, che è sempre una costante, una presenza costante che ci fa molto piacere e ci accompagna in questi percorsi che sono sempre più difficili per contrastare, insomma, i patogeni, i fitofagi tradizionali e di nuova introduzione che purtroppo non mancano. Grazie a tutte le società a cui va proprio un particolare ringraziamento da parte di Fondazione Agrion perché ci supportano nelle nostre attività di ricerca e sperimentazione, e grazie a tutti i tecnici, ecco, qui dei coordinamenti. Oggi abbiamo riunito frutta, nocciolo, ortaggi, piccoli frutti, castagno, per cui ci sono poi i miei colleghi che relazioneranno, ma grazie al contributo di tutti i tecnici di base, perché sono quelli che poi hanno il contatto diretto con la filiera e ci permettono di essere sempre, insomma, cerchiamo almeno di essere tempestivi tutti insieme, di dare un ritorno che possa essere fruibile da tutti i produttori. Grazie, passo la parola, allora comincia Luca e vado a sentire, ci teneva il Presidente a farvi un saluto, grazie. Allora, buongiorno, ciao a tutti, grazie anche chi ha fatto più chilometri, ecco, per venire qua, perché effettivamente qualcuno ci ha impiegato qualche ora a arrivare a Manta e per questo lo ringraziamo. Da un punto di vista logistico, io ho già preso le adesioni per il pranzo, quindi ho già un certo numero di persone segnate. Se qualcuno volesse ancora aggiungersi, me lo dica a breve, così poi io lo passo la parola al ristorante dove andremo a mangiare, che è qua vicino, Trattoria del Castello a Falicetta, quindi a due passi. Allora, io inizio con la parte frutta, che quest'anno, diciamo, è stata un'annata parecchio impegnativa, ecco. La presentazione la condivido con i miei colleghi Andrea e Francesca, che mi hanno supportato veramente tanto in tutte le attività, e ringrazio per questo, e successivamente darò poi la parola a Orticolo e poi Nocciolo, ecco, quindi la prima parte della mattinata sarà sul bilancio fitosanitario e poi, come si diceva, lasceremo la parola al settore fitosanitario per gli aggiornamenti 2024. Ecco qua come faccio ad andare avanti, ho dimenticato un pezzo. Ecco, inizio dal clima, che è quello che ormai ci segna sempre più, ecco. Lo sappiamo tutti, ecco, siamo a Natale, sembra di essere quasi in primavera, quindi anche quest'anno abbiamo avuto delle condizioni, direi, uniche. Abbiamo esordito, queste sono le temperature, ecco, vedete qui in rosso è la linea del 2023,
massime, medie, minime. Parlo di massime, medie, minime, medie sono calcolate mensilmente, ecco, solo questo volevo dirvi, a confronto con la, la storicità, quindi dal 97 al 23. Sapete che cioè, per fare un confronto climatico ci vogliono quasi ci vogliono 30 anni di dati, noi ci stiamo avvicinando, no? Quindi ci manca ancora 4 anni e poi potremo effettivamente dire che questo confronto ha una valenza anche climatica, non solo diciamo meteorologica, diciamo più a breve scala, ma una scala più ampia. La prima parte dell'annata, è, se vi ricordate, è molto siccitosa, temperature abbastanza elevate e poi abbiamo avuto la discesa da fine aprile, cioè per tutto il mese di maggio-giugno, con temperature più fresche. Ecco, vedete qua a fine aprile si sono abbassate, vedete soprattutto le massime, e diciamo che fino a fine giugno cioè la primavera è stata tardata di 2 mesi almeno, ecco, quindi questi sono i dati rilevati. Poi agosto ci è sembrato un mese normale, perché già inizio agosto avevamo una prima discesa delle temperature, le mele iniziavano a colorare, quindi eravamo tutti contenti. Peccato che poi le cose sono cambiate. E settembre diciamo è continuata l'estate, ma come è continuata anche in ottobre. Ecco, novembre, discesa delle temperature, rientriamo un po' nella normalità e ora siamo di nuovo lì che, a parte la mancanza d'acqua, ma abbiamo temperature nettamente più alte rispetto alla media storica. Ultimamente abbiamo iniziato a valutare, soprattutto per la questione del kiwi, altri parametri ambientali. Questo è il VPD, quindi la differenza di pressione di vapore, che è quella forza motrice con cui l'acqua viene diciamo, estratta dalla pianta, cioè quindi esce dalla foglia, quindi questo è il suo vettore, no? Quindi questo valore ambientale, che si calcola mettendo insieme sia l'umidità che la temperatura. È un parametro più da serra, no? Quindi, ma in questo contesto di effetto serra diciamo che ci sta anche valutarlo per le colture ormai arboree. Vedete qui in verde, nello specifico sono i valori di VPD rilevati da una stazione meteo posizionata a Saluzzo, e in rosso invece ci sono le temperature. Ecco, vedete, quando salgono le temperature solitamente si ha anche un'elevazione di questo valore. Io ho indicato qui due picchi, ecco. Il primo è stato dopo Ferragosto, in cui abbiamo sfiorato, cioè siamo andati verso i 4 di VPD, e poi l'altro è stato ottobre, inusuale, ecco, mai avuto un VPD alto così, mi ricordo domenica 7-8 ottobre, ecco, era giù di lì, e con valori di 3.7-3.8. E diciamo, da bibliografia, con i professori, no, con i nostri referenti scientifici, quindi sia da Davide Neri che da Laura Bardi, abbiamo visto che fino a un valore di 2,5-3 la pianta riesce a sopportare questo valore. Quando ci eleviamo sopra i 3, allora lì sì che si fa fatica. E l'abbiamo visto soprattutto in questi due momenti, dove numerose piante di attinidi, riprendo sempre questa coltura che è la nostra spia, ecco, a livello ambientale, la vedevi 3 giorni dopo collassare come fosse caduta, ecco lì, come fosse stata tagliata con una motosega, ecco. Quindi ormai c'è questo valore, secondo me bisognerà valutarlo sempre più, non solo per la tinidia ma anche per le altre specie frutticole, perché ecco, come conseguente diretta è quella di portare a una cavitazione dei vasi all'interno della pianta, quindi la pianta diventa meno efficiente dal punto di vista fisiologico, riesce a portare meno acqua verso le foglie, quindi fotosintetizza meno riserve, eccetera, no? Quindi tutta una cosa che si va a concatenare. Per quanto riguarda le precipitazioni, vabbè, se vediamo il dato totale 2023, 913 mm, ha piovuto più della media storica. Peccato che vedete qui ci sono dei picchi, abbiamo avuto dei 350-400 mm solo in un mese.
Quindi i primi 4 mesi dell'anno nettamente al di sotto della media, poi Ale Aline è venuta giù e grazie che è venuta, perché avevamo già i pozzi che si stavano esaurendo in questa fase qui, cioè, quindi ci ha salvato letteralmente la pelle questa pioggia. Maggio, giugno, luglio, agosto, questi 131 sono i soliti temporali, che fa ormai sono, sembra una quantità d'acqua importante, ma scende in 2 ore, ecco, questi valori. Quindi poi da un punto di vista proprio agronomico è un'acqua che è difficilmente utilizzabile. E poi vedete qui di nuovo siamo sempre sotto la media, ecco, la media è riportata in blu e in rosso invece la 2023. E soprattutto il novembre, che è il nostro mese di riferimento per le piogge, che quest'anno, cioè, sono mancate, e ora dicembre non sembra portare con sé molta acqua. Ecco. Allora, da un punto di vista climatico, ecco, tutti gli anni mettiamo un po' in mostra cosa ha favorito il clima dell'annata rispetto a cosa non ha favorito, ha ostacolato. Ecco. Gli anni scorsi facevo una slide unica, la dividevo a metà, più o meno ci stavo. Quest'anno ce n'è voluta solo una per cosa ha favorito il clima, perché effettivamente abbiamo avuto una conseguenza di momenti in cui sia certi patogeni che certi insetti hanno trovato l'ottimo per insediarsi e per svilupparsi. Cioè, neanche farlo apposta, ecco. Prima parte dell'anno molto secco, l'oidio non riusciamo a contenerlo, poi è iniziato a piovere, con l'articolatura eravamo già in una fase un po' più successiva, ma lì si sono innestate altre problematiche, le monigliosi delle drupace, il cracking sul ciliegio, il cracking sull'albicocco, poi è arrivata la forficola, perché con un clima più tendenzialmente più umido vive meglio, eccetera. E lì ha dato là anche altre problematiche fungine, la cladosporiosi del susino, patina bianca, colpo di fuoco, anche quest'anno si è un po' meno, ma si è fatto vedere. Ecco, poi qui c'è una new entry, che è questa glomerella leaf pot con le Tetricon, che effettivamente negli ultimi anni è aumentata anche qui in Piemonte, stiamo cercando di affrontare la problematica, sarà una di quelle importanti, ecco, per il futuro. È un patogeno che arriva dal Brasile e dall'Uruguay, quindi climi totalmente diversi dai nostri, ma che con questi andamenti trova anche l'ottimo qua, quindi si sviluppa. Fitofagi, ecco qua, le bestie nere sono queste, forficola, Fidela nigera. L'asiatica, la cimice, diciamo che ce la siamo cavicchiata fino a quando ha fatto brutto, e poi però da agosto in poi, settembre con questo caldo, io ottobre, ha prolungato tutta la sua attività. Carpofagi, anche questi sono in aumento, è un dato di fatto. Ricamatori, abbiamo avuto attacchi di ricamatori di luglio a ottobre, mai visto una cosa così. Poi Antonum e Tetraedrina, che qui in Piemonte ahimè ci sono anche loro, Drosophila l'ho già citata, Arvicole segue il discorso della forficola, quindi questo terreno che non gela più e quindi queste nidiate che proliferano, e non ultimo poi le fisiopatie, quindi dalla butteratura e l'enticellosi che il clima hanno favorito, la moria ormai è una partita, diciamo, difficile da giocare, e poi il cracking che ho già accennato. Cosa ha ostacolato? Poca roba, ecco, perché sulla fine la cimice, diciamo, finché ha fatto brutto se n'è stata tranquilla, è arrivata dopo. Ecco, abbiamo questi storici, ecco, l'articolatura, la bolla del pesco che con cui discutevamo parecchio, e negli ultimi anni, da un certo punto di vista va anche bene così, ma più o meno, diciamo che sono un po' più gestibili, non è che non ci siano, perché se uno va a vedere nel biologico di etichettatura ne vede ancora, idem la bolla, ecco. Però diciamo che non abbiamo più quei disastri del 2013-2014 quando pioveva da marzo fino a maggio e non riusciamo più cosa fare per contenerli. Batteriosi, ecco, soprattutto gli pseudomonas che ne approfittano, no? Quindi del clima invernale freddo che non c'è più di fatto negli ultimi anni, e quindi un po' si sono attenuati, non è che sono andati via, ci sono ancora. Ecco. Boh, io lascio la parola al collega Andrea e concludo qui.
grazie a tutti. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Andrea Bossolasco, oggi vi volevo presentare un breve riassunto del bilancio fitosanitario su Melopero e Actinidia. I dati sono stati forniti gentilmente dai tecnici durante il coordinamento tecnico frutticolo e si ringraziano appunto tutti i tecnici e le aziende per questi preziosi dati. Iniziando con il melo, il quadro fitosanitario del 2023, dal campo ci segnalano la presenza importante di forficola, cimice asiatica durante la raccolta, afide lanigero e, come diceva prima Luca, sono state le condizioni ideali per mostrare i sintomi di patina bianca e oidio soprattutto nella prima parte della stagione. I danni alla raccolta sono stati in primis dovuti alla cimice, la patina bianca e questa la fisiopatia, appunto la bottolatura, nonché anche euglia durante il periodo autunnale e casi anche di afide lanigero che non hanno comportato danni al frutto in generale, ma comunque hanno diciamo alla pianta. Ma questa è più una situazione che si è verificata nel biologico. Tant'è che in particolare nel melo bio ci segnalano una presenza importante di afide lanigero, tant'è che è diventato un fattore limitante. Quest'anno abbiamo fatto numerose prove in un appezzamento biologico che quest'autunno è stato estirpato a causa di dei danni che l'afide ha compromesso alla pianta, quindi determinando un'improduttività futura negli anni. Inoltre si segnala un aumento della popolazione della carpocapsa e anche danni della cimice. Tutti i fitofagi che, come è stato anticipato prima, traggono dei benefici anche da questi cambiamenti climatici, quindi i cicli vengono anche aumentati e non si fermano per lo svernamento invernale. Per quanto riguarda il danno, è stato appunto, come dicevo prima, il fattore limitante dovuto all'afide lanigero. Questo perché? Perché durante il periodo autunnale si sono verificati ormai da anni, degli ultimi anni, una reinfestazione e quindi in quel periodo l'Aphelinus mali lavora anche meno e quindi la popolazione invernale, dovuta anche a questi cambiamenti climatici, quindi inverni sempre più miti, l'annata successiva la popolazione dell'afide sarà maggiore, quindi più di difficile il suo contenimento. Inoltre il colpo di fuoco batterico, non dimentichiamolo, durante il periodo invernale ed autunnale ci hanno portato numerosi campioni, soprattutto con danni per quanto riguarda il porto innesto. Ticchiolatura, si è osservato un danno importante nell'infezione primaria osservata nel weekend del primo maggio, dove più di 100 mm hanno determinato un dilavamento importante dei principi attivi. Cambiando specie, andando sul pero, in campo si è osservata una presenza importante, in primis anche qua, di cimice asiatica, colpo di fuoco batterico, tant'è che è una specie più sensibile a questo batterio, e anche la carpocapsa. I danni sono strettamente correlati a quelli che ho detto prima. Si segnala, come diceva anche il collega Luca, danni importanti anche dovuti dall'antonomo del pero. Questo però si è osservato maggiormente soprattutto nel pero bio, tant'è che è rientrato nella terza posizione per quanto riguarda la presenza e il danno. Qua abbiamo fatto una slide unica perché erano strettamente correlate. Questo perché, stesso discorso anche nel melo, le cartucce, quindi i principi attivi utilizzabili, sono meno e quindi gli insetti, grazie a questo aumento delle temperature e un periodo invernale ormai sempre minore, traggono dei benefici e
e comportano anche, sta diventando un fattore limitante. In primis il colpo di fuoco batterico dovuto, seguito dalla cimice che ha dato dei danni alla raccolta, per andando anche a citare la tentredine, gli afidi, e la carpocapsa e la psilla, che per quanto riguarda il biologico è ormai abbastanza contenuta grazie anche all'introduzione degli antocoridi. Cambiando specie, andando all'actinidia, in questa slide abbiamo inserito le classiche 10 avversità che ci hanno segnalato, ma potremmo anche solo citarne una, quindi la moria del kiwi, quella che tutti ormai conosciamo, che sta eradicando la cultura e quindi è stata inserita in prima posizione, seguita dalla batteriosi, e in quest'anno ci hanno segnalato anche dei casi di marciume dei bottoni fiorali. Di meno importanza, ma non da dimenticare, anche i danni dovuti a eriofidi e arvicole che possono compromettere questi apparati radicali sempre più sensibili anche da questa sindrome multifattoriale che sono in corso a numerosi studi. Ecco. Il danno è in primis dovuto a questo declino della coltura, correlato appunto alle condizioni climatiche, seguito dalla batteriosi e dal marciume dei bottoni fiorali, come dicevo prima. Vi ringrazio e lascio la parola alla collega Francesca. Proprio. Sì, non l'ho introdotto prima, ma Andrea Bossolasco è il nostro nuovo collega che ha sostituito Alessandro Bevilacqua, che sapete tutti che ha cambiato lavoro. Ecco, anche Francesca non è proprio una new entry, perché è qualche anno che lavora con noi, ma quest'anno molto più a diretto contatto con la parte di campo, con le prove sperimentali. Ecco. E lascio la parola. Allora, io concludo con due parole sulle drupace. Partendo dal pesco, segnaliamo in primis presenza abbondantissima di forficula, che è un insetto che insomma è tipico del nostro areale, ma che noi pensiamo a causa del cambiamento climatico ha visto un aumento negli ultimi anni davvero impressionante, tant'è che ha iniziato insomma a essere presente anche in colture che non sono così tipiche per il dermattero. Questo perché? Perché sverna come adulto formando le coppie o deponendo nel terreno. Il terreno non gela, essenzialmente, o non gela per periodi prolungati, e quindi non abbiamo un'azione abbattente da parte del clima, sostanzialmente. E quindi la popolazione è sempre più abbondante e in campo appunto la presenza è davvero impressionante. Segnaliamo poi anche appunto cicalina e alcune cocciniglie, in particolare le cagno del pesco, che insomma, dalla nostra sperimentazione viene ben contenuto dai trattamenti che vengono fatti a inizio e fine inverno, ma comunque a causa della ovideposizione veramente anche in questo caso abbondante, insomma, può ripresentarsi in primavera e in estate e causare quindi danno. Segnaliamo anche la sciarca, questo virus che insomma è sempre più larga diffusione, e la cocciniglia cotonosa. Per quanto riguarda il danno, parto dalla cocciniglia cotonosa che essendo stata rilevata l'anno scorso molto abbondantemente, ce ne siamo accorti in raccolta perché purtroppo si nasconde molto bene. Quest'anno è stato fatto un monitoraggio molto attento, questo ha permesso di programmare anche l'unico trattamento che riesce a contenerla, che è lo spirotetramat a maggio, durante la prima migrazione. Chi ha posizionato correttamente questo trattamento è riuscito insomma in qualche modo a contenerla. Il posizionamento non è stato facile proprio perché, come diceva prima Luca, maggio, inizio giugno è stato molto molto piovoso, quindi anche il timing dei trattamenti è stato difficile anche per questo motivo.
ingenti danni da forficola sicuramente, poi proprio a causa del periodo così umido in maggio-giugno segnaliamo fortissimo attacco da moniglia. Ah, e per quanto riguarda invece cimice asiatica, diciamo che l'attacco è stato un po' più contenuto proprio per il fatto che è stata in qualche modo sfavorita dal clima che avevamo a maggio-giugno, quindi certo la presenza c'è sempre, però forse un po' più ridotta rispetto agli anni precedenti. Per quanto riguarda le susine invece segnaliamo alcune avversità storiche come la batteriosi, i fitoplasmi, ma anche la sensibilità della varietà più diffusa che è Angeleno alla Metcalfa pruinosa. Quest'anno abbiamo visto numerosi attacchi, anche a parte di alcuni funghi come il nerume delle drupacee, sicuramente favoriti appunto dalle condizioni climatiche. In questo caso segnaliamo in particolare, oltre le avversità già citate, anche numerosi attacchi da Acidia funebrana, che negli ultimi anni sta tornando insomma abbastanza aggressiva. Albicocco, in questo caso di nuovo forficula. L'albicocco è un'altra specie target, diciamo, più storica rispetto ad altre. Per la forficula anche qua abbiamo visto danni insomma abbastanza pesanti. La batteriosi fitoplasmi sono insomma alcune avversità storiche. Segnaliamo cracking e marciume dei frutti proprio a causa delle abbondanti piogge anche in questo caso. Non c'è nella slide, però vogliamo segnalare che quest'anno abbiamo visto alcuni attacchi da Drosophila suzuki su albicocco, che insomma è una cosa abbastanza particolare perché Drosophila suzuki è altamente polifaga ma sicuramente preferisce altre specie, quindi però anche in questo caso ne parlerò dopo per quanto riguarda il ciliegio, ma l'abbondanza di popolazione ha fatto sì che ci fosse un attacco anche su specie che sono sì target ma forse non così le favorite del dittero. Ciliegio. Allora, qua in primis segnaliamo il cracking, sempre dovuto alle piogge di maggio, che sono state assolutamente ben volute, perché insomma si arrivava da una stagione molto secca, però hanno determinato delle problematiche. Il cracking sicuramente, soprattutto sulle varietà più precoci, è stato evidente. Segnaliamo anche qua la Drosophila suzuki. Il ciliegio è una specie target, diciamo, un po' più storica. La Drosophila viene favorita da inverni miti e estati umide e fresche, quindi il 2023 è stata l'annata perfetta e infatti la popolazione è stata molto abbondante. Appunto, anche per quanto riguarda il danno, rispecchia abbastanza quanto ho detto per la slide sulla presenza. Segnaliamo anche appunto la presenza di moniglia alla raccolta proprio a causa del periodo umido di maggio-giugno. Ringrazio i tecnici del coordinamento frutticolo che ci hanno fornito questi dati che abbiamo potuto elaborare e tutti voi per l'attenzione. Grazie. Aggiungo ai ringraziamenti anche il Centro di Saggio Sagea, con cui tutti gli anni collaboriamo per diverse prove, e ringraziamo per questo, per questa collaborazione. Allora, Roberto, ti chiamo all'appello, passiamo alla ortaggi piccoli frutti. Stai lì? Sì, sì, sì. Però che sì, no, no. Ah, è quella lì. No, questa. Scusa, è solo. Ok, scusate. Bene, sulla situazione orticola. Questa è la fotografia proprio di ieri su Boves, a livello climatico ne ha già parlato ampiamente Luca. Siamo in assenza di neve, nelle zone esposte a nord c'è un velo di neve, ecco, quindi una criticità che si ripresenta anche quest'anno, o meglio dovremmo adattarci a queste situazioni qua. Ecco. Situazione meteo ampiamente illustrata
da Luca, io la sintetizzo con questo grafico, dove abbiamo sulla linea, la linea più marcata, rossa, la situazione del 2023 con temperatura, e la linea sottile, quella della media storica 2002-2022. Gennaio, febbraio, marzo con temperature altamente superiori alla media storica, questa è la stazione di Boves, ma rispecchia quanto ha illustrato anche Luca sull'Agnasco e su in parte la pianura cuneese e anche la realtà alessandrina. Luglio, agosto, settembre, ancora ottobre, addirittura 2,9 gradi in più della media di temperatura storica, per poi passare a un novembre con una temperatura tendenzialmente simile, e poi diciamo che non c'è ancora la situazione completa su dicembre, ma si preannuncia di nuovo delle temperature superiori alla media storica. Pioggia, scarsità, diciamo quasi simile su gennaio 2023, febbraio, vedete la colonna in blu, e marzo una scarsità di precipitazioni, aprile, come ha già ricordato anche Luca, quest'anno abbiamo sì quasi raggiunto la media storica, ma le precipitazioni sono state negli ultimi 3 o 4 giorni del mese. Maggio sulla stazione di Boves abbiamo superato di 4 volte la media storica, e giugno ancora molto piovoso, come è stato molto piovoso anche agosto. Scarsità di pioggia su luglio e su settembre, e ottobre quasi in parità, e novembre, rispetto a tutti gli altri anni storici che ricordiamo come il mese piovoso, scusate, come ha già ricordato anche Luca prima, quest'anno c'è stata scarsità di pioggia. Bilancio fitosanitario dell'annata, passo in rassegna solo le principali colture, ringrazio tutti i tecnici del coordinamento per la collaborazione, per i dati che mi forniscono, io faccio un po' la sintesi per quello che riesco di quanto appunto mi riferiscono i tecnici sul territorio. Pomodoro da industria, che con i suoi 2.835 ettari a livello piemontese del 2023 rappresenta un trend sempre positivo, almeno ancora anche per il 2023, come superficie investita alla coltura. La criticità maggiore è stata quella dell'alternaria nella maggior parte delle aziende, soprattutto anche legato alle forti piogge di maggio e giugno. La peronospora è una situazione tutto sommato sotto controllo, si è vista della peronospora, le condizioni sono state molto favorevoli, l'ho riportato qui, maggio, giugno e settembre, diciamo che con la strategia di difesa si è avuto la possibilità di avere un buon controllo dell'avversità. Una buona strategia che comporta comunque l'utilizzo di tutte le sostanze attive, i formulati autorizzati nei vari interventi che sono consentiti sulla coltura. Ragnetto rosso è una problematica in aumento soprattutto anche in provincia di Alessandria per motivi diversi, cui la situazione è tranquilla. La nottua gialla è una situazione tranquilla, ma è stata un'annata, come poi ricorderò anche dopo sulle altre colture, di elevata presenza di lepidotteri, e con la strategia di difesa si riesce ad avere un buon controllo della nottua gialla. Bisogna comunque stare molto attenti a non favorire con alcune sostanze attive il ragnetto rosso. Su Alessandrino, sui trapianti tardivi, è stata anche segnalata una presenza non indifferente dei tripidi, con danno di cascola, poi anche dei frutticini appena allegati. Controllo delle erbe infestanti, loro banche sull'Alessandrino e in diffusione, e sulla provincia di Cuneo le criticità maggiori sono sul controllo del cipro, del solanum, e qui poi si apre un forte interrogativo per i prossimi anni, come si andrà a finire con se rimarranno i diserbi residuali oppure se soccomberemo a questa realtà qua. Ecco. Per il pomodoro cuor di bue, la problematica maggiore che si presenta nella coltura sono da alcuni anni la criticità delle tracheomicosi, Fusarium
e verticilliosi. Anche dove abbiamo mai porti innesti, probabilmente superata la resistenza, iniziano ad esserci delle criticità in molte aziende. Alternaria si è presentata anche su varietà di riferimento, anche qui sotto tunnel, per la problematica di sensibilità, suscettibilità maggiore delle varietà di riferimento. Presenza di peronospora sotto tunnel in alcune situazioni dove si è cercato ancora di portare a casa, di poter raccogliere i frutti maturi, chiudendo tutte le serre, ovviamente si è favorito lo sviluppo della peronospora. Sulle altre avversità, come potete vedere, la situazione è abbastanza sotto controllo. Noto i fogliari, e già da alcuni anni, comunque anche quest'anno si è presentata con forte pressione, come già dicevo antecedente. Su peperone, problematiche di cancrena pedale o ancora di più di fusariosi sono sempre più presenti nelle aziende. La presenza della cimice, soprattutto nella fase autunnale, diciamo che il peperone rimane fra tutte le colture ortive la più attrattiva per quanto riguarda la cimice, e una grossa criticità sul peperone anche ibrido, mezzo lungo, che è il più coltivato in Piemonte e nelle aree tipiche di coltivazione, in particolare Cuneo e Torino, e ormai superata la resistenza al TSUV, alla razza zero, e una criticità per la presenza anche sempre dei tripidi con la trasmissione del virus del TSUV. Su patata, anche qui, visto l'andamento piovoso di tutto il ciclo, la scarsità di sostanze attive disponibili, la problematica dell'alternaria è stata molto presente, soprattutto sulle varietà precoci, anche perché sono le più suscettibili, ed era anche un periodo critico per poter intervenire, perché pioveva tutti i giorni, su maggio e inizio giugno. La peronospora è stata presente, o meglio, anche le condizioni molto favorevoli sono state di maggio e giugno, ma una situazione sotto controllo, come ho ricordato prima, per la patata d'industria, con il pomodoro d'industria, per quanto riguarda, con la strategia di difesa, si ha avuto un buon controllo dell'avversità. Ovviamente bisogna poter intervenire con tutte le sostanze attive autorizzate. C'è qualche presenza, criticità sulla batteriosi. Per quanto riguarda i fitofagi, la dorifora rimane sempre un punto critico, un fitofago chiave per la patata, perché non ci sono molte alternative come sostanze attive utilizzabili. La criticità maggiore rimane poi quella degli elateridi, soprattutto in provincia di Alessandria. Anche quest'anno si è avuto un 30-40% sempre ancora di danno. Una situazione più tranquilla qui in provincia di Cuneo, con un danno uguale o inferiore al 10% a seconda delle situazioni. Comunque l'eccezione anche in alcune aziende in provincia di Cuneo, in particolare sul Bovesano, dove hanno anche avuto il campo con la totalità di danno da elateridi. La tignola è stata monitorata, c'è sempre anche qui difficoltà comunque ad avere un buon confronto dal monitoraggio con le trappole. È stata segnalata poi una presenza tardi, su fine agosto, inizio settembre, soprattutto per la patata ancora in campo, diciamo le varietà più tardive. Diventa anche sempre più un problema su patata la presenza negli appezzamenti di Cyperus, l'Amaranthus, il Polygonum e anche in parte la sorghetta. Per quanto riguarda il monitoraggio degli elateridi, quest'anno alle tre specie già monitorate lo scorso anno si sono aggiunte il Lineatus e l'Ustulatus. Il lavoro è stato fatto in collaborazione a Coldiretti Cuneo, i tecnici che operano sul territorio, in particolare a Mauro Forneris e a Simone Monge, e al Cadir e Simone Marchisio, scusa, e al Cadir Lab di Alessandria, per quanto riguarda la provincia di Alessandria. La situazione è stata, quest'anno si è partiti con un forte anticipo con il monitoraggio già nel mese di marzo, e
la criticità, soprattutto su maggio e giugno, la presenza di adulti è stata inferiore allo scorso anno, anche perché l'andamento fortemente piovoso ha limitato il volo degli adulti. La criticità maggiore rimane comunque sulla provincia di Alessandria, dove le catture sono ben superiori a quanto sono le soglie di danno dai lateri sulla coltura. 2023 è stato fatto il monitoraggio anche su appezzamenti, dove nel 2024 tornerà a esserci la patata e si potrà meglio correlare, dopo un terzo anno anche di monitoraggio, la presenza, in questo caso nel 2023, di elevata presenza o media presenza di eleatteridi, correlarlo con il danno sui tuberi. Per quanto riguarda ancora anche la cipolla, la situazione è stata abbastanza sotto controllo con la difesa e le strategie adottate. Sempre una pressione elevata, scusate, si ha con cioè la presenza dei tripidi. Da segnalare anche su cipolla, soprattutto nell'Alessandrino, in particolare la difficoltà con le sostanze attive attuali autorizzate, il convolvulo Arvensi sulla coltura. Su fagiolo, che dalla statistica abbiamo una forte riduzione comunque del letterato, c'è da considerare che tutto il fagiolo di secondo raccolto comunque non viene caricato sul sistema Piemonte, almeno in parte, sembra che sia in questa situazione qua. La criticità maggiore, brevemente, è sicuramente quella che ho già segnalato sulle altre colture delle nottue fogliari. Critica la situazione, sarà ancora più critica andando via l'S-metolachlor nel giro di un anno. Comunque il controllo delle erbe infestanti, per il momento la criticità è su cencio molle e anche amaranto in particolare. Su zucchino, da segnalare una presenza abbastanza diffusa in alcune aziende degli afidi sono vettore del virus, quindi ci sono state anche alcune criticità di danni, non di poco conto, danni sui frutti di zucchino da parte con il virus trasmesso dagli afidi. Pressione elevata anche in questo contesto qua dello zucchino di notte fogliare. Sul castagno le due criticità maggiori si sono ripresentate il marciume della castagna, con anche un 40, anche superiore al 40% di danno, e poi la criticità che più anni ormai che si convive, ma in alcune aziende porta anche un danno superiore al 40-50%, anche una totalità, dalla cidia splendana. C'è da segnalare poi che in alcuni appezzamenti la presenza in aumento anche della sesia sul fusto o sui rami. Fragola, una situazione relativamente tranquilla, vedete che le faccine rosse sono molte, l'oidio rimane un'avversità sempre presente sulla coltura. Da segnalare quest'anno in particolare sui nuovi trapianti, sul fragola unifera in particolare, con cime radicate, la presenza, criticità con il Fusarium e Pestalopiopsis. Gli afidi negli ultimi anni, soprattutto legato agli inverni miti, una presenza massiccia di afidi già alla pulizia delle piante, prima della ripresa vegetativa. A fine estate la presenza degli alaurodidi, anche qui una massiccia presenza, danni che non avevamo mai visto negli anni passati, da nottue fogliari, sia nella fase estiva sia nella fase autunnale, danni sia sulle foglie ma anche danni sui frutti. Il lampone, le criticità maggiori quest'anno, oltre sì la didimella, che non si hanno molte alternative di sostanze attive da utilizzare, la criticità maggiore è stato il ragnetto rosso, che anche qui c'è penuria di sostanze attive. Mirtillo, è la coltura che ha ormai superato i 600 utilizzate. Il disseccamento dei rami è stata una situazione più tranquilla rispetto
agli scorsi anni, anche quella degli afidi, ma c'è da marcare che su mirtillo abbiamo un prodotto bio e un prodotto bio solo autorizzato per il controllo degli afidi. Cocciniglia rimane sempre un grosso problema, abbiamo anche qui solo l'olio minerale autorizzato, le forficole sono più anni che sono da sempre sono state presenti sul mirtillo in fase di preraccolta ed è una criticità che è in aumento. La popiglia japonica è un grosso problema, soprattutto in provincia di Novara e in provincia di Biella, dove e anche i confini con la provincia sulla provincia di Torino, dove è ormai presente e i danni sono ingenti. Per quanto riguarda il monitoraggio della drosofila, vi ho riportato questo grafico e poi concludo. La linea rossa è quella, che poi c'è anche quell'altra, era arancio, ma si vede molto, sì, comunque questa linea qua, una presenza superiore alle due annate precedenti c'è stata verso l'ultima decade di luglio della drosofila, per poi ricomparire con un picco più elevato sulla fine di settembre, inizio ottobre, e il picco maggiore l'abbiamo avuto adesso nelle catture, adesso inizio dicembre. Quindi una situazione, non l'ho ricordato prima nelle colture, ma una situazione decisamente più tranquilla delle annate passate, perché il picco dei voli sono stati anche posticipati al grosso delle raccolte sulla coltura. Ovviamente sulla fragola, in particolare lampone, viene anche sempre adottata una strategia di difesa per tenere sotto controllo il volo della drosofila. Sul mirtillo, la maggior parte del mirtillo è tutto precoce, quindi esula da questa criticità del volo posticipato dell'insetto. Io avrei concluso, vi ringrazio tutti i tecnici per la collaborazione. Allora, lasciamo spazio alla parte corilicola, quindi i colleghi Maria Corte e Simone Bardella. Parlerà Simone. Aggiungo faccio un inciso sulla parte frutta, dove non abbiamo trattato la questione delle erbe, diciamo, spontanee, infestanti, ecco, perché ovviamente non rientrano nelle avversità, però giustamente, come faceva notare Roberto, anche su frutta quest'anno, cioè negli ultimi anni, abbiamo delle specie che non riusciamo più a controllare. Una di queste è il seppione, no? La Condylia canadensis, che sta diventando ormai quasi incontrollabile, resistente ai principali erbicidi, ecco, quindi diciamo andiamo ad aggiungere un'altra problematica. Prego Simone. Grazie Luca, buongiorno a tutti. Iniziamo con il bilancio fitosanitario della parte nocciolo, noce e mandorlo. Ci concentreremo di più sul nocciolo, abbiamo appunto due piccoli ritagli per quanto riguarda noce e mandorlo che comunque stanno prendendo piede sul nostro territorio. Per quanto riguarda il nocciolo in Piemonte, comunque negli ultimi anni ha avuto una buona crescita a livello di trend di superfici investiti a coltura nocciolo. Siamo arrivati attorno ai 28.000 ettari in Piemonte. Il trend di andamento si è bloccato un po' e calato rispetto a quello che avevamo visto l'anno scorso. Quest'anno, a differenza dell'anno scorso, abbiamo avuto uno 0,3% in più di superficie coltivata a nocciolo. Possiamo vedere appunto che per quanto riguarda il 2023, la provincia dove c'è stato un decremento maggiore di nocciolo è stata Novara, con una riduzione del 24% della superficie rispetto al 2022, mentre c'è stato la provincia in cui si è avuto l'incremento più alto nel corso di quest'annata di superficie appunto investita a nocciolo, e la provincia di Biella con un più 4%. Per quanto riguarda le altre province, siamo sempre più o meno lì con una percentuale che si attesta tra l'1 e il 3% di aumento o diminuzione. Possiamo vedere appunto, per esempio, a Torinese c'è stata una leggera diminuzione del 3,5%, nel Cuneese un aumento dello 0,18%, nell'Alessandrino un aumento del 2,57% rispetto all'anno precedente, e nell'Astigiano possiamo dire che sia rimasto pressoché uguale all'andamento dello scorso anno. Per quanto riguarda invece la superficie coltivata biologico, c'è stato un incremento maggiore quest'anno,
con un aumento di quasi il 16% rispetto al 2022. In questo caso possiamo vedere come nell'Astigiano ci sia stato l'incremento maggiore, quindi un 22% rispetto all'anno precedente, mentre nel Torinese ci sia stato un leggero decremento, quindi una riduzione del 6% delle superfici di nocciolo coltivate biologicamente. Per quanto riguarda il bilancio fitosanitario, qui sono riportate appunto le problematiche e le avversità che abbiamo riscontrato nel corso di quest'anno. Sono riportate appunto in ordine di segnalazione, quindi da quella maggiormente presente a quella minore, riscontrata in maniera minore. Possiamo vedere i lati delle freccette verdi e rosse. Quelle verdi sono a testa in giù, quindi vuol dire che comunque sia, anche se diciamo queste problematiche, queste avversità sono state molto presenti nel corso di quest'anno, comunque si sono ridotte rispetto all'anno precedente. Invece le frecce che potete vedere in rosso che vanno in su indicano appunto un aumento rispetto all'anno precedente. Diciamo che in grosso modo l'eriofide galligeno è una delle principali avversità presenti su nocciolo, soprattutto per quanto riguarda la tonda gentile trilobata. Quest'anno e anche l'anno scorso era abbastanza presente, c'è stata comunque una leggera diminuzione rispetto all'anno scorso, però quest'anno è stato molto segnalato. Infatti a oggi possiamo già vedere in campo le gemme gallate, quindi con presenza di eriofide. Per quanto riguarda il mal dello stacco, purtroppo era abbastanza ipotizzabile già lo scorso anno, perché è una delle problematiche, diciamo, secondarie, una concausa a tutto quello che abbiamo assistito allo scorso anno, quindi un elevato stress idrico, elevate temperature che hanno portato la pianta ad andare in blocco, ad andare comunque incontro a un autunno e un inverno con anche una minor diciamo riserva energetica, e quindi sono ripartite ed erano comunque più delicate, più suscettibili le piante a ovviamente tutta una serie di avversità, quali il mal dello stacco e altre patologie che possono sopraggiungere quando le piante sono maggiormente stressate. Possiamo vedere che appunto come aumento di problematica i cinghiali ultimamente non sono stati da poco, ci sono stati diversi danni negli areali comunque purtroppo in crescita la problematica, ma dovuto anche alle popolazioni di cinghiali che stanno comunque purtroppo aumentando. Il cimice asiatica in generale sono state un problema, si è avuto una leggera diminuzione di presenza rispetto allo scorso anno, però diciamo che comunque rimangono sempre una buona problematica a livello corilicolo, soprattutto diciamo ultimamente le cimici nostrane rispetto alla liomorfa, perché comunque siamo rimasti diciamo bloccati dall'avvento della cimice asiatica a valutare e guardare sempre solo l'asiatica, perdendo come dire un po' la percezione delle nostre cimici classiche, che sono quelle che sempre hanno apportato comunque una percentuale di danno al nocciolo, alla produzione. Andando avanti, per quanto riguarda altre avversità biotico-abiotiche, in primis quest'anno la problematica è stata dovuta al discorso di stress idrico che ci trasciniamo dietro diciamo dall'anno scorso, indipendentemente dal fatto che quest'anno ci siano state in alcuni periodi delle precipitazioni abbondanti che abbiano aiutato anche la coltura ad avere diciamo una discreta produzione e però un calibro diciamo maggiore rispetto a quello che avevamo visto lo scorso anno. Per quanto riguarda la cascola, è un'altra problematica molto segnalata, però quest'anno c'è stato un cascolato diciamo leggermente più basso, ridotto rispetto a quello che abbiamo visto negli anni pregressi. E anche per quanto riguarda il brown stain disorder, la presenza c'è stata, però minore rispetto all'anno scorso, uguale per le ustioni fogliari e il discorso del deperimento nocciolo. Ustioni fogliari ovviamente perché fortunatamente abbiamo avuto sì delle temperature alte anche quest'anno, ma non così critiche come l'anno scorso, dove ci trovavamo in campo diverse ustioni sia a livello fogliare che in alcuni casi anche su frutticini. Per quanto riguarda le malerbe, quindi le infestanti, le problematiche, diciamo, quelle maggiormente presenti nel corso dell'annata sono state la seppola canadese, sorghetta e la portulaca, che però sono in leggera diminuzione rispetto alla presenza che c'era in campo lo scorso anno, mentre per dire il giavone americano
è aumentato rispetto parecchio rispetto allo scorso anno. Bene, qui siamo arrivati al discorso analisi merceocarpologiche. Come vedete nella tabella, fino all'anno scorso avevo riportato un gap sulla media di resa, media cimiciato visibile, ha variato e ha variato occulto. Quest'anno ho riportato i due dati separati per il 23, in quanto sono state fatte due modalità di analisi diverse per la resa. Per quanto riguarda i dati, sono stati forniti dall'OP Ascopiemonte e Asprocor. Per quanto riguarda Ascopiemonte, loro utilizzano la resa con metodo piemontese, mentre per quanto concerne Asprocor utilizzano la resa con metodo internazionale. Con metodo internazionale, nella media della resa è conteggiato anche la percentuale di cimiciato visibile, quindi questo 45,44 media di resa comprende anche questo 2,59 di cimiciato visibile. Se andiamo a togliere questo cimiciato visibile, vediamo che più o meno la media di resa è uguale al dato fornito da Ascopiemonte. Possiamo vedere come rispetto all'anno precedente la resa si sia leggermente abbassata. Abbiamo avuto quest'anno un aumento dell'avariato, sia visibile che dell'avariato occulto, dovuto alla problematica che in fase di raccolta, soprattutto nel periodo di settembre, sono sopraggiunte piogge e precipitazioni, e quelle purtroppo hanno incrementato il discorso dell'avariato a terra, rimanendo comunque le nocciole a terra su un suolo molto umido. Qui ho riportato gli andamenti di temperatura media e precipitazioni della sede di Cravanzana dal 2018 ad oggi. Ho riportato questo perché l'anno scorso avevamo fatto anche una parte di lavoro sul discorso dell'andamento delle temperature e delle precipitazioni, dove possiamo vedere i grafici sono riferiti partono dal mese di gennaio e arrivano fino alla metà di novembre, perché erano grafici che avevo già rielaborato e ho riutilizzato gli stessi e non arrivavamo comunque fino a dicembre per vedere l'annata completa. Comunque, indicativamente, questo dato qua, che è molto basso, sono i millimetri totali precipitati l'anno scorso nella sede di Cravanzana, che sono 340, comunque aggiornati a tutto l'anno arrivano a 430, quindi non arrivavamo al fabbisogno idrico del nocciolo, visto che il nocciolo ha bisogno mediamente tra i 600 e gli 800 mm di precipitazione annui. Però possiamo vedere come quest'anno, con 626 mm annui, abbiamo più o meno recuperato l'andamento climatico del 2019, quindi riusciamo a pelo a rimanere appunto nel fabbisogno idrico della nostra coltura. Vediamo appunto l'andamento soprattutto dei millimetri di precipitazioni, come sono calati dal 2018 fino all'anno scorso. Quest'anno fortunatamente abbiamo avuto una leggera ripresa. C'è andata comunque a livello produttivo corilicolo abbastanza bene per le precipitazioni che sono sopraggiunte in questo periodo maggio-giugno, che è nella fase di accrescimento seme, e quindi quest'acqua ci ha permesso di avere poi frutti di un buon calibro. Cosa che l'anno scorso, diciamo, in diversi casi non avevamo avuto, proprio per problematiche di scarsità d'acqua. L'anno scorso ci siamo trovati in alcune situazioni in cui, proprio prendendo le nocciole, si sentiva il seme ballare all'interno del guscio. Quest'anno, fortunatamente, nelle situazioni dove si è avuto una buona produzione, la pezzatura, cioè il calibro era alto e c'erano delle belle nocciole formate. Abbiamo avuto poi ovviamente delle problematiche sempre di natura meteoclimatica con la grandinata che c'è stata ad inizio luglio, dove in alcune zone come Torre Bormida, Corte Emilia, ci sono state forti grandinate che hanno compromesso proprio totalmente il raccolto, hanno praticamente pelato le piante e in alcuni casi alcuni impianti dovranno essere, diciamo, capitozzati per far ripartire le piante da polloni, perché hanno segni di spelatura sul fusto fino proprio alla base, e purtroppo questi punti sono poi tutte porte d'ingresso future per eventuali patogeni. Quindi il rischio è magari cercare di mantenere le piante così per uno o due anni e poi ritrovarsi un appezzamento infestato ricco di problematiche per le quali poi è difficile, come dire, riuscire a gestire la pianta e farla ripartire e riprendere bene. Quindi in alcune situazioni è bene capitozzare tutto e
far ripartire, rinnovare tra virgolette l'impianto, anche se in tante situazioni capisco le criticità degli agricoltori, perché per esempio dove abbiamo iniziato a fare la prova di potatura post grandine a Corte Emilia, l'agricoltore che ha tutto il suo impianto corilicolo in quella zona di Corte Emilia si ritrovava ad avere gli impianti intorno al settimo, ottavo anno di età, quindi impianti che stavano entrando in piena produzione, a doversi vedere praticamente 6-7 anni di lavoro azzerati completamente. E quindi purtroppo vengono dati giustamente anche da parte tecnica, i tecnici anche qui presenti, dei consigli che purtroppo in alcuni casi per motivi, come dire, neanche puramente economici, ma proprio per un fattore di sentimento nei confronti della cultura e un po' di timore del perdere tutto, a volte purtroppo non vengono seguiti. Andando avanti, comunque, ripeto, fortunatamente queste precipitazioni qua sono quelle che ci hanno fatto accrescere maggiormente il seme, però quest'anno sono state anche le stesse precipitazioni che ci hanno portato ad avere un po' più di marciumi, di problematiche dovute a patogeni, perché è stato un momento in cui abbiamo avuto comunque temperature elevate, umidità elevata, e quindi i nostri patogeni fungini si sono maggiormente sviluppati. Qui ho riportato, non a livello grafico ma a livello di tabella, i confronti tra la termopluviometria mensile della serie storica di Cravanzana messa a confronto con l'andamento delle temperature medie del 22 e del 23 e con le precipitazioni del 22 e del 23. Possiamo vedere comunque come per la serie storica la media di temperature da gennaio a novembre raggiungeva i 12,1 gradi centigradi, come nel 22 abbiamo quasi superato questi 12,1 gradi, di quasi 2 gradi, perché abbiamo avuto un più 1,8 gradi rispetto alla serie storica, e quest'anno un grado e mezzo in più rispetto ai dati di temperatura media della serie storica. Per quanto riguarda le precipitazioni della serie storica, appunto ci attestiamo intorno ai 736 mm, quindi rientriamo pienamente nella finestra di necessità di fabbisogno idrico del nocciolo. Per la serie storica possiamo vedere come anche quest'anno ci siamo riavvicinati a quelle precipitazioni, mentre vabbè, l'anno precedente appunto c'era stata questa, purtroppo chiamiamola parte anche tragedia, perché non ha permesso in alcuni casi non solo di poter irrigare le piante, perché già di acqua non c'era nei pozzi, ma in alcuni casi l'anno scorso non c'è stata addirittura la possibilità di poter effettuare dei trattamenti perché non si aveva acqua per poter riempire le botti. Ora cambiamo e passiamo al noce. Il noce in Piemonte, anche se c'è stato anche qui una leggera diminuzione, i dati sono stati presi da Sistema Piemonte, sia quelli per il noce che per il nocciolo precedentemente descritto, e anche quelli per il mandorlo. Prima mi ero dimenticato semplicemente di dirlo, scusate. Per quanto riguarda il noce c'è stata una leggera diminuzione del meno 5% di superficie investita a nocicoltura. In generale su Agristat questa superficie riguarda il nocciolo in generale. Il nocciolo da frutto comunque dovrebbe occupare come superficie intorno ai 160-170 ettari. Purtroppo, non essendoci questa differenza sul sito dell'Agristat, non posso farlo, però appunto parlando con i tecnici, mediamente la superficie investita a noce da frutta, sono 160 ettari, 170 ettari in Piemonte. Per quanto riguarda appunto le province, sono state tutte, come potete vedere in rosso, purtroppo in leggera decrescita rispetto come trend rispetto allo scorso anno. Nel Verbano è la zona in cui c'è stata la maggior riduzione, perché l'anno scorso erano presenti due aziende con il doppio della superficie. Si vede che un'azienda ha pensato è ritornata indietro, quindi ovviamente si è abbattuto il 50% nella zona del Verbano. Il bilancio fitosanitario del noce. Allora, in generale, dal punto di vista della difesa, ci sono state presenza abbastanza forte di eriofide e di melata e anche di carpocapsa. In generale, per questi tre fitofagi
si può dire che si è riusciti ad avere un buon contenimento con le strategie di difesa presenti. Per quanto riguarda la Carpocapsa, c'è stata comunque una popolazione molto elevata nonostante la confusione sessuale. Il contenimento è stato buono, però il contenimento è stato buono nel senso ci sono stati danni limitati da Carpocapsa, in concomitanza però al fattore dell'aumento dei trattamenti per la carpo nonostante la confusione sessuale, ovviamente sempre all'interno dei trattamenti massimi ammessi dai disciplinari di produzione. Per quanto riguarda la difesa, c'è stata la presenza sui impianti di primo e secondo anno di noce del mal dell'inchiostro, quindi della fitoftora. Sono state segnalate la presenza elevata di antracnosi e batteriosi, soprattutto per il discorso delle precipitazioni che sono sopraggiunte in quel periodo maggio-giugno. Sono state di difficile gestione questi due patogeni. C'è stata quest'anno un'elevata popolazione di mosca del noce che è stata difficile da contenere. E per quanto invece riguarda anche la necrosi apicale, c'è stata una presenza e qualche danno anche sui frutti. Dal punto di vista delle avversità abiotiche, quindi stress termico e stress idrico, fortunatamente anche in quest'anno, nel corso di quest'annata, di questa campagna, c'è stato un buon contenimento con un'ottima gestione dal punto di vista appunto idrico e con l'utilizzo del caolino che permette di evitare in buona parte le ustioni sull'epicarpo del mallo e così non si hanno poi noci comunque macchiate. Invece per quanto riguarda le malerbe, quelle maggiormente presenti e che eventualmente sono sfuggite a qualche intervento di diserbo sono il giavone americano, la seppola canadese e la gramigna indiana. Per quanto riguarda il discorso di produzione, invece, la produzione che si è attestata nel corso del 2023 è stata relativamente più bassa rispetto a quella del 22 per una serie di problematiche. Queste problematiche sono state un po' l'effetto delle precipitazioni che sono sopraggiunte nell'epoca di fioritura, quindi una mancata allegagione, e anche il discorso di aumento di antracnosi, batteriosi e mosca che sono state di difficile gestione nel corso di quest'annata. Passando al mandorlo, invece il mandorlo quest'anno ha visto un incremento del 28% dell'aumento di superficie. Possiamo vedere appunto come la provincia di Alessandria sia quella che nel corso di quest'annata abbia incrementato maggiormente la superficie del territorio coltivato a mandorlo. Nel torinese c'è stata una leggera comunque riduzione. Mentre appunto le zone di Verbania, Cusossola e Novara sono riportate in blu in quanto non c'è né presenza di aziende, quindi la coltivazione non è presente. Per quanto riguarda il bilancio fitosanitario anche del mandorlo, in generale c'è stata presenza abbastanza elevata di cicaline, moniglia e xantomonas cancro batterico. Si è riusciti a contenerle bene appunto con la difesa. Invece sono state segnalate e sono anche un po' sfuggite la presenza di tracheomicosi, dove sono state segnalate presenza di disseccamenti, soprattutto nella parte degli impianti giovani, la presenza di cimice asiatica, dove è stato segnalato sia l'insetto su mandorlo che danni poi su mandorle alla raccolta, presenza di gommosi e nel corso di quest'anno c'è stata la prima segnalazione di fitoftora su giovani impianti. Per quanto riguarda altre avversità biotiche, quest'anno è stata riscontrata una cascola di frutticini inferiore al 2002, fortunatamente per il discorso comunque fattore gestione idrica, piogge e anche perché nel corso di quest'anno sono state posizionate le arnie in epoca di fioritura, quindi c'è stata diciamo, una maggiore impollinazione. Per quanto riguarda le malerbe, le principali problematiche che sono sopraggiunte quest'anno sono dovute alla gramigna indiana e alla seppola canadese. Con questa slide concludo e ho spento tutto, scusate. Grazie Simone. No, grazie a tutti. Allora, quindi questa prima parte della mattinata si è conclusa.
e ora proseguiamo con i regionali, ecco, diciamo. Prima di lasciare la parola a Sergio, volevo condividere con voi un paio di riflessioni, perché i nostri interventi hanno rimarcato il fatto che il clima, ma come da sempre, ecco, è sempre stato lui che ha deciso la stagione, ma negli ultimi anni si fa sentire molto di più, ecco, rispetto al passato. E questo è il primo punto. Il secondo è quello della cassetta degli attrezzi, perché come sapete bene voi società, questi si stanno sempre diminuendo. Ecco. Abbiamo normative che sono cambiate negli anni, più stringenti, abbiamo delle avversità, quello che citava Francesca prima, ad esempio la cocciniglia cotonosa, che rimane un prodotto solo efficace che a breve se ne andrà. E quindi il contesto, diciamo, è molto difficile da affrontare, ecco, da questo punto di vista. E sia per voi società, ma anche per noi nell'ambito della sperimentazione, perché sì, stiamo puntando sulla gestione agronomica, ma non è sufficiente, ci servono dei prodotti anche per combattere tutti questi problemi che poi, ahimè, aumentano, come avete visto. Ecco, in questo contesto e poi si inserisce quella lista della spesa che tutti gli anni inviamo a Sergio, a Simona e a Viola, in cui cerchiamo di tamponare queste mancanze cercando di aumentare magari o introdurre dei nuovi prodotti, ecco, quello che c'è a disposizione. Ecco, volevo rimarcare che questa collaborazione è fondamentale, ecco, per tutto il territorio, non solo per noi agri, ma per i tecnici, perché ovviamente la lista della spesa la facciamo insieme ai tecnici del coordinamento, che vivono giorno per giorno la realtà della campagna con i produttori e condividono le problematiche. Però poi c'è tutto questo cerchio, no? questo lavoro di gruppo in cui si innesta Agrium, ma si innesta molto favorevolmente il settore fitosanitario, che ringraziamo perché anche quest'anno poi noi, oltre a questa lista di fine anno, gli mandiamo delle richieste tutti i momenti di deroghe, e direi che solo forse in un caso, ma per il resto sono state tutte accolte, ecco, e diciamo che da un punto di vista territoriale è importante per noi, perché queste richieste non le mettiamo giù così per far fare un piacere a chi di dovere, ma lo facciamo perché è un'esigenza che viene dal territorio. Ecco. Niente, io concludo qui e lascio la parola a Sergio. Sentite. Buongiorno a tutti. Io presenterò la parte sulla difesa, e poi le mie colleghe Viola Massobrio parlerà delle novità per quanto riguarda il diserbo, e la dottoressa Vagnina invece per le norme agronomiche. La prima diapositiva riguarda la riduzione delle sostanze attive, e tutti gli anni, quando appunto intervengo in queste occasioni qua, presento queste fuoriuscite che creano indubbiamente dei problemi poi nella realizzazione della difesa integrata. Allora, quali sono le sostanze attive revocate? C'è il Metiram, che avrà la scadenza di utilizzo il 28 novembre del 24, la caricida clofentezine l'11 novembre, e il fungicida che si usa praticamente solo in viticoltura, e bentiovalicarb, che avrà come scadenza di utilizzo il 13 dicembre. Ma poi ci sono delle sostanze attive che hanno una modifica negli impieghi, modifiche che si ripercuotono in modo significativo sulla difesa. Ad esempio, la bamectina si potrà impiegare solo in serre permanenti, si può impiegare come smaltimento scorte con le vecchie etichette fino al 31 agosto del prossimo anno. E per quanto riguarda invece il tetraconazolo, per effetto dell'adeguamento ai nuovi limiti massimi di residui,
c'è stata l'eliminazione dalle colture di albicocco, peperone, fragola di campo e orzo. Adesso farò una carrellata, sperando di non annoiarvi troppo, sulle novità che ci saranno sui disciplinari del prossimo anno. Allora, occorre subito dire che sono delle novità che scaturiscono da estensioni di impiego di sostanze e prodotti già presenti nei disciplinari. Purtroppo non c'è nessuna nuova registrazione, nessun nuovo fitofarmaco da presentare in questa occasione. E questo è un aspetto estremamente problematico. Ho organizzato questa esposizione partendo dalle colture frutticole, prima considerate in modo singolare, poi magari in modo combinato, perché ci sono delle novità che riguardano più colture e quindi per evitare di appesantire troppo la cosa ho voluto organizzare l'esposizione in questo modo qua. Quindi prima le frutticole e poi le orticole. Faccio che leggere, tanto lo vedete bene. Allora, per il melo c'è questa avversità, l'alternaria, che sarà inserita nei disciplinari del prossimo anno e prevederà l'impiego di sostanze già presenti nei disciplinari che si possono già usare su altre avversità, per cui l'inserimento dell'alternaria non implicherà un aggravamento dell'impatto della difesa. Per quanto riguarda sempre il melo, l'antonomo, che è una vecchia avversità che però era rimasta scoperta per via della revoca del FOSMET, vedrà l'inserimento dell'acetamiprid e della deltametrina sempre nei limiti che sono stabiliti sulla coltura. E infine sul melo c'è l'inserimento della metcalfa e delle sostanze attive acetamiprid, ripeto, sempre nei limiti sulla coltura. Allora, questi inserimenti, queste novità, ecco, chiamiamole novità, scaturiscono dalle segnalazioni di Agrion, ok? Quindi non sono state inventate dal settore fitosanitario. D'altra parte, il settore fitosanitario utilizza proprio il braccio operativo tecnico di Agrion per poter lavorare in modo, come dire, coordinato e armonioso, perché altrimenti, cioè, noi tra l'altro, come almeno parlo per me, ho sempre meno possibilità di seguire realmente la situazione fitosanitaria, no, delle colture, perché abbiamo un sacco di altri incombenze, eccetera. Per cui il fatto che ci sia Agrion disponibile e che faccia da collegamento tra la base agricola e il settore fitosanitario per noi è di un'importanza straordinaria. Ci sono poi comunque delle novità che erano presenti nelle linee guida nazionali e che sono state inserite in quanto ritenute adesso opportune. Okay. Allora, per quanto riguarda il pesco, il flonicamid, questo aficida, vede un aumento a 2 interventi all'anno. Per l'albicocco, la Cidiem molesta è inserita come nuova avversità e come metodologia di contenimento è indicata la confusione sessuale e poi le sostanze etofenprox, emamectina benzoato, spinetoram e tebufenozide nei limiti già previsti sulla coltura. C'è poi una nuova avversità nei disciplinari del prossimo anno, che è la Drosophila Suzuki, che porta con sé le sostanze attive deltametrina e acetamiprid. Per il susino si è concordato un aumento a 3 trattamenti del piraclostrobin per un aggravamento della situazione della moniglia e del nerume delle drupacee. Anche per il susino si ha l'inserimento della metcalfa e dell'acetamiprid. Per il ciliegio, contro la maculatura rossa, si darà la possibilità di impiegare la dodina e lo zolfo.
Io in queste presentazioni non ho specificato il numero dei trattamenti per non appesantire troppo, però troverete tutto specificato nei disciplinari. E poi per l'uva da tavola, per le cocciniglie, viene inserita questa nuova avversità che non era presente. Tra l'altro come uva da tavola sta aumentando la superficie, è stabile. Okay. Quindi sono comunque poche decine di ettari. C'è appunto questa nuova avversità alle cocciniglie con l'inserimento della sostanza spirotetramat. La peronospora vede invece la possibilità dell'impiego del metanaxil a due interventi in alternativa alla fluopicolide. Il metanaxil normale, che non è il metanaxil M, è una sostanza fungicida candidata. Quindi a livello nazionale è stato inserito, però mettendolo in alternativa all'altro candidato che è la fluopicolide. Questo quindi non dovrebbe comportare un aggravamento dell'impatto della difesa sull'ambiente e sulla coltura. Scusate, bevo solo un attimo perché la bocca è un po' secca. Adesso, come vi dicevo, vediamo le novità che sono comuni a più colture. Allora, per quanto riguarda il castagno, il noce, il nocciolo e il mandorlo, i disciplinari prevederanno l'introduzione, l'impiego del fosfonato di potassio. Per quanto riguarda il melo, il pesco, il mandorlo, il ciliegio, il susino, il noce, il ribes, ci sarà l'inserimento del ditiano, una nuova sostanza attiva, il ditiano, no? 50 anni. Allora, questo ditianon viene inserito sul melo, sul pero, sul pesco e mandorlo con il target dei cancri rameali. Sul ciliegio contro il corineo, la cilindrosporiosi e la maculatura rossa, sul susino contro la cladosporiosi e la ruggine, sul noce contro l'antracnosi e sul ribes contro l'antracnosi e la ruggine. Allora, il ditianon è già impiegabile su buona parte di queste colture e quindi l'impiego con queste estensioni non implica un aumento dei trattamenti. Dove non è presente di etichetta si potranno fare due trattamenti, ecco, ordinariamente. Adesso direi che è così, poi ho dato un'occhiata alle etichette, quindi noi ci adegueremo a queste cose qua. Volevo appunto sottolineare che per molte colture questa introduzione non causa un aggravamento perché è già presente e il fatto di avere l'estensione non implica un aumento del numero dei trattamenti. Allora, qui veniamo a un problema importante, cioè per quanto riguarda l'albicocco e il pesco, contro la forficola, la lambda-cialotrina si potrà fare ma solo con un trattamento all'anno. Io a livello di gruppo difesa integrata nazionale ho insistito molto con i colleghi delle altre regioni facendo presente che noi come Piemonte non siamo sempre lì a richiedere inserimenti eccetera, però quando abbiamo dei problemi davvero significativi vorremmo che ci fosse una solidarietà nel gruppo. Solidarietà che questa volta non c'è stata perché noi volevamo aumentare per il target forficola due trattamenti sul pesco. Perché parlando con Luca in questi anni abbiamo avuto appunto la consapevolezza della gravità di questa malattia. Non è passata questa opzione qua per opposizione di molte regioni che evidentemente non hanno l'avversità nella forma grave come abbiamo noi in Piemonte. Quindi per il prossimo anno ci sarà la possibilità di effettuare un trattamento con la lambda-cialotrina e per il secondo trattamento bisognerà provvedere con delle deroghe sperabilmente aziendali, ok? Sperabilmente aziendali, perché le deroghe aziendali rispetto a quelle territoriali danno anche il senso di una maggiore serietà della consulenza tecnica.
sempre su albicocche pesco c'è l'inserimento dell'accaricida ciflumetofen. Anche in questo inserimento qua rimane nel tetto degli accaricidi ammessi. Su melo e pero, contro la piralide, sarà possibile impiegare il clorantraniliprole e la deltametrina, sempre nei limiti stabiliti sulla coltura. Veniamo adesso alle orticole, cerco di accelerare un po'. Allora, per il cardo c'è l'inserimento del fluxapiroxad contro la settoria e la sclerotinia. Il fluxapiroxad è già stato inserito su tante colture orticole nella finestra, però ci siamo accorti che non era presente sul cardo e abbiamo voluto inserirlo. Diversamente, cioè il fluxapiroxad era sempre stato in miscela con il difenoconazolo. Dallo scorso anno c'è la possibilità di impiegare il fluxapiroxad da solo e quindi è stato inserito in queste colture dove appunto è inseribile per via delle etichette. Per quanto riguarda la peronospora della cicoria, la metotradina si potrà impiegare due volte, quindi si è inserito appunto questo prodotto, questo antiperonosporico. Poi il radicchio prevede la possibilità di impiegare la miscela propamocar più fosetil sulla moria delle piantine e il pirimicarb con la il pirimicarb è un insetticida candidato e CMR, ha tutte e due le cose qua, le due condizioni sfavorevoli. È inseribile, è stato inserito, scusate, con la limitazione di un trattamento a ciclo contro gli afidi in alternativa alla lambda cialotrina che, come ho detto prima, è un candidato. Per cui anche in questo caso qua non dovremmo attenderci un aggravamento dell'impatto della difesa. Per quanto riguarda invece la lattuga, il formetanato si potrà impiegare contro i tripidi nei limiti di un intervento all'anno e il flupiradifurone contro gli afidi. Poi veniamo alle novità comuni a più colture. Melanzana e pomodoro da mensa, c'è l'inserimento del ciflumetofen nei limiti degli accaricidi. Sull'indivia riccia, scarola, cicoria e radicchio, la tebufenozide contro le nottue fogliari. Sull'indivia riccia, scarola, zucchino e cardo, taufluvalinate sugli afidi nei limiti dei piretroidi. Poi sulla lattuga, spinacia e patata, il metalaxil, come abbiamo visto in precedenza, sempre in alternativa alla fluopicolide e nei limiti della famiglia dei fenilammidi. Poi su spinacio, prezzemolo, basilico, lattuga, eccetera, vedete lì, lo vedete sulla diapositiva, si potrà impiegare l'isofetamid sulla muffa grigia nei limiti del gruppo degli SDHI. Sull'aglio, sull'asparago, sulla cipolla si potrà impiegare benzovin di flupir in alternativa al tebuconazolo e al difenoconazolo contro la ruggine. Chiaramente benzovin di flupir è un candidato, così come il tebuconazolo e difenoconazolo contro la ruggine. Poi per quanto riguarda la melanzana e il peperone, si potrà impiegare pirimetanil nel limite di due trattamenti con anilino pirimidine. Poi patate e cavoli a infiorescenza, c'è questo piretroide molto vecchio, le sfenvalerate, che è stato inserito a livello nazionale in alternativa, siccome anche il solito discorso, le sfenvalerate è un candidato, lo si può impiegare ma solo in alternativa ad altri due piretroidi, anch'essi candidati, la lambda cialotrina e la cipermetrina. Allora, poi, adesso io ho fatto questa slide in cui si riportano
prodotti microbiologici, le sostanze impiegabili nel biologico, che troveranno spazio nei nostri disciplinari. Io però non starei a leggere nome per nome per evitare di appesantire troppo la presentazione. Comunque vedete qui l'elenco, tra l'altro Luca ci sa, potrà poi anche diffondere le diapositive facendo quella correzione, Tebuconazzone, non Tetuconazzone. E verrei all'ultima slide, che è molto importante perché introduce una nuova procedura di rilascio delle deroghe territoriali per gli usi eccezionali, e questa nuova procedura è stata approvata a livello nazionale, quindi sarà operativa dal prossimo anno. Noi cercheremo il prossimo anno di, come dire, di sperimentarla per poter valutare attentamente gli effetti positivi che potranno derivare da questo nuovo modo di operare. Faccio una brevissima premessa. Noi quest'anno, sul 2023, abbiamo rilasciato più di 70 deroghe, scusate, più del 70% di deroghe riguardanti gli usi eccezionali, ok? Quindi una grossissima fetta delle deroghe riguarda proprio questi usi eccezionali. E per il settore fitosanitario questo implica un grosso lavoro, perché bisogna scriverle, bisogna pensarle, scriverle, farle firmare, inviarle, eccetera. Quindi abbiamo avuto la consapevolezza che occorresse in qualche modo modificare questo meccanismo, anche sulla scorta di esperienze di altre regioni, perché sia il Veneto che l'Emilia-Romagna hanno già introdotto da alcuni anni un meccanismo di semplificazione della procedura. In pratica bisogna distinguere gli usi eccezionali di sostanze che sono già presenti nei DPI, e per queste noi cercheremo di procedere con la semplificazione. Per le sostanze che non sono presenti non c'è nessuna semplificazione e si procederà come abbiamo sempre fatto, con il rilascio, se ritenuta necessaria, della deroga scritta. Allora, che cosa succederà? Allora, in pratica il settore fitosanitario valuterà queste estensioni rilasciate, no? Dal Ministero della Salute per l'uso eccezionale, e valuterà in modo attento gli aspetti ecotossicologici di questi prodotti fitosanitari. Valuterà l'eventuale appartenenza alla categoria dei candidati alla sostituzione, valuterà se sono pericolose per le acque e se sono presenti negli elenchi del DLGS 152 del 2006, verificherà se hanno degli aspetti collegabili al sospetto di essere cancerogene, mutagene, teratogene, quindi appartenenti al gruppo dei CMR. Si farà una valutazione. Per evitare equivoci vorrei dire che il fatto di valutarle non vuol dire escluderle, ok? Si valutano. Il settore fitosanitario valuterà man mano che verranno autorizzati questi usi eccezionali l'effettiva necessità e l'effettiva utilità di questi prodotti fitosanitari per la difesa delle colture. Quindi, dopo tutta questa valutazione, deciderà se autorizzarli in modo automatico, senza rilascio della deroga scritta, oppure se negare questa autorizzazione e quindi fare un diniego. Le decisioni, cioè se autorizzarle in modo automatico oppure se invece negarne,
farle come diniego, verranno poi riportate in un'apposita tabella sul sito regionale del settore fitosanitario, in cui troverete le i prodotti fitosanitari impiegabili secondo la procedura semplificata, quindi autorizzati senza la necessità di una deroga scritta, e troverete su un'altra colonna quelli che invece hanno avuto il diniego. Quando si dà il diniego, il settore fitosanitario si impegna ad informare il sistema di assistenza tecnica dell'avvenuto diniego. Affinché questo sistema semplificatore funzioni, è necessario che da parte delle società ci sia una comunicazione tempestiva al settore fitosanitario sui nuovi rilasci per usi eccezionali. Questo è davvero molto importante, perché forse è il tallone d'Achille, perché se noi non siamo tempestivamente informati rischiamo di essere carenti, ecco, nell'informare chi poi dovrà utilizzare questi prodotti. Niente, questo dovrebbe semplificare tutto quanto, perché abbiamo notato che ci sono molti, molti prodotti fitosanitari che sono utili, a volte sono addirittura meno impattanti di quelli presenti nei disciplinari. E quindi per che motivo dover stare lì a perdere del tempo, a sollecitare la richiesta, a rispondere alla richiesta, a far firmare la deroga, ad inviarla, eccetera? Non ha senso, cioè dobbiamo cercare di rendere più razionale tutto il sistema. Il 24 sarà però un anno di sperimentazione, può darsi che ci saranno delle sorprese e dovremo quindi poi rivedere il tutto. Però se collaboriamo tutti insieme, secondo me questo potrà essere un passo positivo, ecco, nel miglioramento della realtà. Io avrei finito la mia parte. Grazie Sergio. Ma continuiamo poi, magari se c'è qualche domanda lo facciamo al termine. Ecco. Lasciamo la parola a Viola Massobrio, che è per la parte del diserbo. Ecco. Sì, Sergio chiedeva una fattiva collaborazione da parte delle ditte, perché in realtà, cioè, ci sarebbe da dire anche che queste sono comunicazioni ufficiali che dovrebbero arrivare tempestivamente dal Ministero della Salute. Come sapete, spesso anche i siti dei ministeri non sono aggiornati e spesso anche le autorizzazioni a seguito dell'articolo 53 vengono pubblicate veramente con ritardo, e quindi noi che viviamo, chi lavora su queste parti di comunicazioni informali, ecco, era una desiderata, perché purtroppo ci piacerebbe una maggiore tempestività da parte dei nostri ministeri, ma essendo pragmatici sappiamo che nonostante ci siano stati dei miglioramenti, perché dei miglioramenti ci sono, e ogni tanto posso anche dare la buona notizia che abbiamo avuto anche dei referenti che sono intervenuti all'interno del gruppo di lavoro, e questo non può che farci piacere, perché anche laddove noi avevamo delle richieste o dei dubbi o su autorizzazioni che dove c'erano solo dei chiacchierici, abbiamo, ecco, delle informazioni un pochino più tempestive. Detto questo, purtroppo non sono troppo ottimista, e quindi la richiesta di Sergio è più che opportuna, proprio perché c'è sempre un ritardo, ecco. Come si fa ad andare avanti con sto coso? Destra? Ok. Ah, partiamo con una bella notizia, e la bella notizia, almeno per quanto riguarda la base tecnica, ma anche da parte mia, ecco, non ho problemi a dirlo, c'è stato il rinnovo del glifosato sino al 15 dicembre del 2033. Quindi ha avuto il rinnovo per 10 anni, così come, insomma, la carta stampata diceva che poteva accadere. È uscito da poco il regolamento,
il regolamento indica i quantitativi, li potete vedere differenziati. L'uso in agricoltura è 1,44 kg di glifosato ettaro all'anno, mentre nelle aree agricole e non agricole per il controllo delle specie invasive è di 1,8 kg ettaro all'anno, mentre sulle aree extra-agricole siamo a 3,6 kg di glifosato ettaro all'anno. Allora, è uscito veramente da poco, per cui in realtà ce lo stiamo leggendo e lo stiamo pesando, e l'abbiamo pesato anche nelle ultime riunioni del gruppo di lavoro, perché abbiamo fatto i calcoli e di fatto anche con le limitazioni presenti nelle disciplinari di produzione integrata stiamo comunque nel quantitativo massimo che indica il regolamento. Io vi leggo alcuni passaggi di questo regolamento qua, perché ha un approccio abbastanza nuovo secondo me, nel senso che si diceva, almeno la carta stampata in agricoltura diceva, che in questo rinnovo sarebbe stato accompagnato da una maggiore possibilità e autonomia decisionale da parte degli stati membri su tutta una serie di aspetti che ovviamente sono molto importanti. Quindi parlo di protezione dalle acque sotterranee, parlo di protezione da piccoli mammiferi erbivori, una valutazione attentissima ai coformulanti presenti nei prodotti fitosanitari, esposizione dei consumatori, invita di fatto a non usarlo in tutto ciò che è aree extra agricole. E dopodiché c'è anche ovviamente un'attenzione a tutte le misure di mitigazione della deriva, e quindi c'è una fascia tamperra riportata, noi immaginiamo, nelle etichette nuove. Abbiamo già chiesto anche alla ditta, però ci stanno lavorando e quindi non ci sono ancora etichette nuove, come non c'è ancora il recepimento a livello insomma di ministero, perché le etichette vengono poi approvate da delle commissioni dove c'è sempre la triade, cioè sanità, agricoltura e ambiente. Quindi tutti questi aspetti dovranno essere riportati nelle etichette, in quale forma non è ancora chiaro, proprio in ragione di questa possibile autonomia decisionale da parte degli stati membri sugli aspetti un po' più critici. Scusate, non ci vedo più una mazza perché invecchio e devo mettere gli occhiali. Allora, in particolare c'è un passaggio che io leggo perché lascia interpretazione, nel senso dice che gli stati membri devono appunto fare attenzione agli effetti diretti sulla biodiversità attraverso interazioni trofiche una volta concordati a livello di unione metodi e orientamenti pertinenti per individuare tali effetti. Cioè, si desume che di fatto fa un alert questo regolamento sugli aspetti legati alla biodiversità attraverso le interazioni trofiche, però poi non ti dice, di fatto non ti dice, una volta concordate a livello di unione metodi e orientamenti pertinenti per individuare tali effetti, e prosegue dicendo. Gli stati membri possono applicare i metodi che ritengono appropriati e che tengono conto delle loro specifiche condizioni agroambientali. In tale contesto, se individuano tali possibili effetti indiretti sulla biodiversità, gli stati membri devono stabilire condizioni o restrizioni specifiche per l'impiego dei prodotti contenenti il glifosato. Considerando in particolare se sono disponibili metodi alternativi. Quindi è un pochino, io l'ho letto con attenzione, è un pochino nel nuovo spirito, un pochino d'approccio europeo. Il punto è che la cosa che a me onestamente preoccupa tantissimo è che questa autonomia decisionale venga strumentalizzata, come purtroppo abbiamo visto più o meno dal 2015 che parliamo di glifosato, dalla parte politica. Quindi oggi appunto parlavo anche con la dottoressa Anselmetti, che siamo contenti di avere qua con noi, su questo regolamento, perché è vero che il regolamento è un regolamento, però poi ci sono tutti i recepimenti, tutte
tutti i ministeri che hanno i propri obiettivi, no, da portare a casa, e quindi bisognerà capire come usciranno queste etichette nuove, ecco, quali saranno poi le misure di mitigazione, quali saranno i metodi poi per valutare l'impatto sulla biodiversità o sui piccoli mammiferi. Cioè, come abbiamo detto e come io e Sergio cerchiamo di restituire da un po' di anni, questi aspetti qui, che sono assolutamente prioritari nelle programmazioni europee ma anche nazionali, sono ancora un po' materia fluida da un punto di vista metodologico, ecco. Cioè, non sono ancora chiari, ma le ditte lo sanno, anche che devono presentare i dossier ai ministeri, alle volte c'è un andare avanti, un tornare indietro. Quindi sicuramente è un momento di difficile gestione, ecco, di tutte queste parti legate agli agrofarmaci, proprio perché alle volte anche le procedure a livello europeo non sono definite e quindi lasciano libero arbitrio e quindi lasciano un'ampia discrezionalità poi di valutazione allo Stato membro e al politico di turno che ci si ritrova. Quindi questi erano un pochino, ecco, anche come gruppo di lavoro nazionale, le preoccupazioni, ecco. Eravamo comunque tutti in accordo che il glifosato rappresenta comunque ancora uno strumento imprescindibile, ecco, e seppur limitato, vincolato nei quantitativi, come abbiamo fatto nei disciplinari di produzione integrata attraverso un percorso più o meno coerente, ecco, il tentativo era quello di renderlo il più coerente possibile. Ci chiedevamo anche come si può fare l'agricoltura conservativa senza il glifosato, tolto il fatto che tutte le autorità internazionali che si occupano in modo serio di questi aspetti hanno di fatto, penso all'EFSA che lavora molto bene, penso all'ECA, penso all'Organizzazione Mondiale della Sanità, si sono espressi comunque di fatto per un rinnovo. Assolutamente lecito farsi delle domande e chiedersi quali altri impatti possono esserci e come pensare in un prossimo futuro di mantenerne l'impiego senza andare a impattare appunto su biodiversità o altri aspetti. Poi detto questo dico anche, e mi faccio forte anche della presenza di Aldo Ferrero qua in Regione Piemonte, che è comunque, diciamo, è uno dei malerbologi più importanti, ecco, a livello anche internazionale, e sapete bene che lui si è speso molto su questa molecola, ecco, e come ha sempre promosso, ecco, un approccio tecnico razionale e non ideologico alla molecola, ecco, anche perché poi, ripeto, ci sono altre molecole che sono molto più impattanti e che alle volte non vengono neanche considerate, ecco. Quindi io mi unisco all'approccio razionale che Aldo Ferrero invita ad avere tutti i portatori di interesse su questi argomenti, perché, ripeto, non è semplice. C'è una revisione europea importante, le molecole escono e bisogna vedere anche come l'Unione Europea ha intenzione di promuovere la produzione di molecole diciamo meno impattanti, perché questo è stato scritto su molte normative, però di fatto le ditte lo sanno, la registrazione dei prodotti, i dossier che si devono produrre, insomma, contemplano una notevole mole di lavoro, ecco, e nessuno ha la bacchetta magica. Alle volte ci vogliono addirittura anni, decenni, quindi. Allora, parto con, ovviamente sono ad Agrium, quindi parto subito con le frutticole. L'avevo già anticipato a tutto mele, quest'anno proprio in un'ottica, insomma, di un percorso iniziato già tanti anni fa, dove avevamo comunque di fatto messo il divieto di impiego su tutta la superficie del frutteto per diserbanti e spollonanti. C'è stato un percorso che è addirittura iniziato con la 2078, quando si è cominciato a non trattare nell'interfila e a trattare con una superficie ridotta del 50%. Poi si è arrivati ad avere il 30% solo per i residuali e altri erbicidi erano al 50%.
finché quest'anno, ecco, eravamo tutti d'accordo, ma l'avevamo già detto l'anno precedente, che si metteva il diserbo localizzato in banda sulla fila al 30%, ecco. Parlavo anche con la collega Vagnina, che si occupa di pratiche agronomiche. Adesso anche la programmazione ha messo, insomma, parecchi soldini anche su tutta la parte di gestione, diciamo, indiretta delle infestanti attraverso buone pratiche agronomiche, come possono essere tutto il discorso degli inerbimenti. Quindi questo era nell'aria e questo è stato ratificato dal gruppo. Poi abbiamo il piraflufen, che ha una revoca dalla coltura, e abbiamo l'inserimento del cletodim, che può essere un utile graminicida in alcune situazioni un po' più complesse, e ha avuto, insomma, la registrazione su queste colture e quindi viene inserito. Poi era da un po' di tempo che su Noce veniva chiesto, insomma, di fare un allineamento al nazionale. Quest'anno lo facciamo, quindi di fatto inseriamo tutto quello che c'è anche per le altre frutticole, ecco. E anche lì ci sarà ovviamente il vincolo del 30%. E poi c'è una novità che forse, non so, forse chi è più vecchio di me, in realtà ha più storica bibliografia sulla spollonatura ormonale, perché c'è stata data la possibilità, come Regione Piemonte, lo inseriamo solo noi, di inserire l'NA, che è l'acido 1-naftalenacetico, che è un fitoregolatore, che ha varie funzioni, perché è anche un anticascola, un diradante, ed è anche, in passato è anche stato utilizzato per fare la spollonatura. La proposta è stata avanzata da Kadir Lab, che voi conoscete bene, in quanto è un vostro, diciamo, loro coprono più la zona dell'Alessandrino, ma di fatto anche loro fanno ricerca e cercano il più possibile di mantenere ancora un legame vivo con il territorio e con le criticità che si riscontrano. Quindi loro, ovviamente, in questi anni nell'Alessandrino, ma non solo, c'è stata una forte incentivazione di questa coltura anche da parte della Ferrero, e quindi ci sono stati molti impianti che si sono costituiti non solo nelle aree tradizionali nostre collinari, ma anche nella bassa pianura. Per cui Kadir ha insistito sulla base, diciamo, di delle prove di campo. Hanno in essere un progetto con la Ferrero, dove collabora anche l'Università di Torino, nella persona di Botta e Valentini, che sono riferimenti, no, per le colture arboree. Non è la prima volta che si occupano di nocciolo, quindi è una collaborazione che tra l'altro ha prodotto anche delle pubblicazioni. Qua vi ho messo la scansione di quella di Terra e Vita, che hanno pubblicato nel 2022, ma hanno presentato anche i risultati delle prove di campo alle ultime giornate fitopatologiche. I risultati sembrano incoraggianti. Io qua vi ho messo una valutazione sui vantaggi e svantaggi. Sicuramente ha una tenuta sui polloni importante, perché con un passaggio solo all'anno, leggendo, ecco, gli articoli che hanno scritto e parlando poi anche con loro, sembra garantire una copertura, che sembra anche avere una parziale persistenza anche nel secondo anno. Lo svantaggio però è che ha un costo decisamente più elevato rispetto a quelli che sono oramai i prodotti di riferimento per la spollonatura, che sono il carfentazone e il piraflufen. Quindi vantaggi e svantaggi. Probabilmente per chi ha più liquidità, o comunque ha un bilancio economico, è da valutare. Per cui noi onestamente l'abbiamo inserito perché dietro c'è una sperimentazione che è seguita dall'università,
ed è seguita anche, diciamo, dal mondo produttivo, ecco, che ha tutto l'interesse per trovare delle soluzioni sostenibili. Gli aspetti, ecco, che sicuramente sono ancora da indagare, perché bisogna ragionare sulla sostenibilità, quindi sicuramente c'è una persistenza di attività notevole, però quali possono essere ad esempio gli effetti di lungo periodo sulla fisiologia della pianta, possono esserci degli effetti sulla produzione, delle nanizzazioni. Si tratta comunque di un fitoregolatore, ecco, quindi è un approccio diverso con un costo differente. Quindi io posso dirvi che la sperimentazione continua, ho sentito anche la Ferrero, e anche il prossimo anno continuerà. A questo punto stimolo anche la parte corilicola di Agrion a magari a confrontarsi anche su questa parte qua, o sentire che cosa si può condividere come esperienza, ecco. Ripeto, quest'anno, per il primo anno, lo inseriamo con impiego ad anni alterni. Questo è stato un po' l'approccio. Le richieste sono arrivate da poco, ecco, anche a ricostruire tutto lo storico di questo progetto ci è voluto un po' di tempo, come anche per potermi confrontare con funzionari della Ferrero, perché si voleva capire appunto se c'era una percorribilità di queste prove su più anni, proprio per fare un lavoro ben fatto, anche perché comunque noi abbiamo detto come Piemonte che sì, lo inseriamo ad anni alterni, però vogliamo vedere se appunto ha un significato e se può avere un significato anche in altre realtà corilicole, ecco, magari residua, non lo so, ecco, quindi avere il quadro più completo possibile. E questo, diciamo, è un pochino un invito quando si fanno le richieste, no, al settore fitosanitario, che laddove ci sono comunque delle ricerche dietro, c'è una progettualità, ci sono dei risultati, anche per noi piccoli funzionari, no, è più semplice avere un po' la terra sotto i piedi e fare anche le richieste, ecco. Quindi è importante, ecco, continuare ad avere tutti i filoni di ricerca più possibile aperti e soprattutto anche di collaborare tra enti di ricerca, ecco. Quindi per quello dicevo, sentite anche voi poi il CADIR per quello che può condividere, ecco, non lo so, della prova, ecco. Queste sono un pochino le novità sulle frutticole. Sulle orticole abbiamo appunto un'estensione di impiego del Cletodim su alcune orticole, per cui l'abbiamo inserito come graminicida su aglio, asparago, bietola rossa, da orto, finocchio, melanzana e porro, che direi che avevano un portafoglio di diserbanti abbastanza limitato, e quindi si è ritenuto opportuno di inserire queste molecole, così come anche per il quizzalo FOP P etile. E poi abbiamo l'addio adesso qua via la dottoressa Anselmetti, però noi che lavoriamo ci affezioniamo anche un pochino alle molecole, lo spiego, è anche una questione, cioè dobbiamo salutare il benfluralin, per cui voi lo troverete comunque nel disciplinare con la scadenza di impiego che è il 12 maggio 2024, però sicuramente, ecco, ci lascia scoperti su tante orticole, ecco. Bisogna promuovere metodi alternativi. Poi c'era stata una richiesta sempre del CADIR di innalzamento del tetto di trattamenti con candidati alla sostituzione per la cipolla. Cioè noi ne abbiamo due trattamenti con candidati alla sostituzione all'anno per la cipolla, il CADIR ne voleva tre, è stata bocciata dal gruppo. Ed è stato invece approvato l'inserimento del Fuazifop P-butile su patata, mentre invece sulle altre colture per le quali era richiesto hanno valutato che insomma c'erano già troppe molecole candidate alla sostituzione, e quindi non è di fatto passato. Poi passo alle erbacee veloce, perché comunque ci sono le ditte, quindi magari può interessare. C'è l'inserimento del triallate che su barbabietola, diserbo della barbabietola da zucchero. Noi oramai piemontesi abbiamo poco nulla, quindi questa era una partita che interessava più Veneto e Emilia Romagna.
No, infatti lo inseriremo, adesso da vedere se magari lo inseriamo anche con una prescrizione scritta del tecnico, ecco, perché noi di barbabietola non ne abbiamo quasi più niente. E poi c'è stato da affrontare la discussione se inserire glifosate più 2,4-D su frumento e orzo. Questa è una richiesta che è arrivata da parte delle ditte. Abbiamo ragionato e alla fine abbiamo ritenuto utile inserirlo nei limiti di un'applicazione tra il post emergenza e il post raccolta, diciamo per dare un pochino una mano a tenere pulito il terreno, ecco. Questa era un pochino la nostra idea, perché in realtà c'erano state anche altre richieste su questa parte qua, però non sono passate. E poi c'è l'inserimento del Fluazifop su colza, girasole e sorgo e del Cletodim su colza. Poi c'è stato l'inserimento per il coriandolo di questo diserbante, mi è scappata una A, è un Quizalofop P. Tefuril. Viene inserita la sostanza attiva, che comunque ha delle brutte, non ci è piaciuto tanto perché ha delle brutte frasi, ecco, a livello di sostenibilità, però si è fatto il ragionamento che comunque gli ettari sono pochi, si tratta di una coltura minore con tutte le problematiche legate alle registrazioni dei prodotti sulle colture minori. Poi sempre Cadir ha richiesto un innalzamento sul tetto dei trattamenti con candidati alla sostituzione, per cui su coriandolo ci sarà solo un trattamento. E poi questa che è la novità grossa, però riteniamo anche che sia abbastanza opportuna, tutto sommato, è stato reinserito il diserbo preemergenza localizzato. Per cui anche su questo l'avevamo detto già da qualche anno, che così come sulle frutticole abbiamo detto ci stiamo arrivando, il prossimo anno, se non è questo è quello dopo, ecco, anche col mais avevamo cominciato a dirlo negli scorsi anni, poi c'era stato appunto un sollevamento da parte del comparto, in particolare dei contoterzisti, delle macchine, perché c'era un problema di adeguamento, no, del parco macchine su dei preemergenza che di fatto erano stati un po' abbandonati. Detto questo, comunque, a livello di pratica comune, il preemergenza su mais è comunque limitato a poche situazioni, perché da quello che so io si continua a fare mais con i post-emergenza, post-precoce o i post-emergenza, ecco, quindi questo è un po'... Si è anche pensato appunto di non arrecare un eccessivo disagio, proprio perché è una parte minoritaria che va a fare i preemergenza, lo vai a fare proprio laddove hai dei problemi di resistenze, dove hai delle problematiche, ecco, particolarmente intricate, se no normalmente si va di poste con gli ALS, con tutti i prodotti che abbiamo a disposizione. E anche quello era stato un percorso, guardo l'Anselmet intensamente, cominciato ancora con la 2078, dove c'era un discorso di impatto ambientale che nasceva lì, era embrionale, ma cominciava comunque ad avere una sua storia, e lì c'era il preemergenza, nella 2078 di tanti anni fa, c'era il preemergenza localizzato, quindi di fatto si vanno a riprendere delle cose anche da vincoli del passato, ecco, diciamo. Queste sono un po' gli aggiornamenti. Per quanto riguarda... Una domanda sulle frutticole, la riduzione del 30% vale anche per gli spollonanti? Sì, ho messo diserbanti e spollonanti, okay, perché me l'hanno proprio bocciato. No, e poi comunque andando a vedere anche le regioni che hanno cominciato questo percorso del 30, sia il diserbo che la spollonatura, quindi okay, da lì non... E poi ripeto, adesso speriamo nei prossimi anni, ecco, che ci siano risorse da finanziare, ecco, della ricerca, perché bene, non vedo altra possibilità. Grazie Viola. Chiudiamo con Simona Avagnina per la parte
agronomica e ci concludiamo, andiamo verso la conclusione della mattinata. Allora, buongiorno a tutti. Io in realtà, rispetto a quanto ci eravamo già detti a tutto mele, non ho grosse novità. La vera novità che ha già anticipato in parte Viola è che dal primo di dicembre ha preso servizio presso il settore fitosanitario, in particolare il laboratorio agrochimico, la dottoressa Anselmetti, che sostituirà Giancarlo Burlò. Arriva dall'ambiente, dal settore tutela acque e ci porta il suo bagaglio di esperienza in aiuto per i nostri disciplinari e per tanti altri temi, esatto, che affrontiamo come settore. Allora, innanzitutto abbiamo parlato fino adesso di disciplinari di produzione integrata, voglio solo ricordare che costituiscono riferimento regionale per l'applicazione delle disposizioni previste dal piano strategico della PAC 2023-27, sia per gli interventi settoriali sia per l'intervento di sviluppo rurale SRA1H1 produzione integrata. Nonché sono riferimento per l'applicazione delle disposizioni previste dal Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata, SQNPI, e per l'applicazione dei programmi operativi per tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale, di cui al regolamento 1308/2013 e sue modifiche e integrazioni, riferite sempre alla produzione integrata, qualora le OP attivino uno o più interventi in questa direzione. Questi disciplinari devono essere conformi alle linee guida nazionali. A novembre sono state approvate le linee guida nazionali 2024 e i nostri disciplinari hanno ottenuto il parere di conformità per la parte agronomica il 13 di dicembre, quindi siamo assolutamente conformi alle linee guida. Le novità quindi, che non sono più condizionate ma sono le modifiche che andremo a fare per il 2024, sono la prima, in realtà non è una vera e propria novità per la regione Piemonte, nel capitolo 5 scelta varietale materiale di moltiplicazione viene introdotta a livello nazionale la possibilità di fare autoproduzione. Questa possibilità noi ce l'avevamo già come Piemonte l'anno scorso in deroga, quest'anno viene estesa appunto a livello nazionale, condizionata al momento per il 2024, ma comunque con l'impegno il prossimo anno di discuterne e di inserirla proprio come modifica, come pratica strutturale, insomma, nelle linee guida. A differenza della deroga che avevamo ottenuto noi come Piemonte, noi permettevamo l'autoproduzione solo per erbai e prati avvicinati per consumo impiegati per impiegati in azienda o per destinati all'alimentazione degli animali. Qui diciamo che viene un po' più estesa, quindi tutte le colture, fatti salvi eventuali diritti relativi alle varietà registrate, possono essere impiegate, tutte quelle colture che possono essere impiegate per colture da sovescio o destinate all'alimentazione degli animali o per inerbimenti con colture a perdere. Una seconda novità che riguarda sempre forse più la parte di colture erbacee, ma che comunque è giusto anche per l'importanza che riveste citare, è quella dell'avvicendamento colturale. La regola generale prevede l'adozione di un avvicendamento quinquennale che comprenda almeno 3 colture principali e prevede al massimo un ristoppio per ogni coltura. È stato tolto, a differenza dell'anno scorso, la possibilità di un doppio ristoppio, quindi è sempre permesso nelle situazioni nel quale il criterio generale di rotazione risulti incompatibile con gli assetti colturali e organizzativi aziendali, che noi come Regione Piemonte abbiamo indicato in 5 casi, è consentito ricorrere a un modello di successione che nel quinquennio prevede almeno 2 colture principali e consente al massimo un ristoppio per coltura.
Questo perché a marzo di quest'anno è uscita la disciplina del regime di condizionalità 2023-27, la cosiddetta condizionalità rafforzata, che prevedeva la BCA7 per la rotazione delle colture dei seminativi, una rotazione che consistesse in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella. La norma di produzione integrata è stata considerata più restrittiva perché noi intendiamo tre colture principali nell'arco dei 5 anni con solo un ristoppio per coltura, mentre la regola generale dell'ABCA7 permetteva anche con una coltura secondaria di interrompere la rotazione. E quindi appunto, come le aziende aderenti alla produzione integrata erano esenti, però abbiamo dovuto appunto togliere questo vincolo del doppio ristoppio proprio perché entrava in conflitto con questa regola di condizionalità. L'ultima grossa insomma, novità che c'è stata a livello di pratiche agronomiche è stata quella sul capitolo gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti. È stata, diciamo, non tanto le regole sono cambiate, ma è stata resa più chiara perché era una norma poco chiara e anche poco controllabile. La norma è stata suddivisa per colture erbacee e colture permanenti, non si parla più di pianura, collina o montagna, ma di appezzamenti con pendenza media superiore al 30%, tra il 30 e il 10 e minore di 10, sono state praticamente indicati un massimo di profondità delle lavorazioni, una terminologia più chiara, visto che prima si parlava di ripuntatura, ma la ripuntatura vuol dire a seconda appunto della pendenza, della lavorazione, se principale o secondaria, si intendeva qualsiasi tipo di lavorazione. Invece adesso comunque si è cercato di appunto dare indicazioni più precise e quindi rendere più chiara fondamentalmente la norma che già esisteva. Per le colture erbacee, quindi diciamo che le novità rispetto agli anni passati sono quelle in grassetto, perché poi come regole non cambiano, vengono appunto, come ho detto, solo rese più chiare. Quindi la ripuntatura nei terreni con pendenza media superiore al 30% e fino a un massimo di 30 centimetri di profondità, negli appezzamenti compresi con pendenza media compresa tra il 10 e il 30, sono consentite lavorazioni ad una profondità massima di 30 centimetri che non affinino troppo il terreno, ad eccezione della ripuntatura, per in quale invece è ammessa una profondità di 50 centimetri. Tutto il resto è più o meno simile, è uguale a quello che era già presente negli scorsi anni. È stato reso più chiaro anche il fatto che sotto la pendenza del 10%, almeno per le colture erbacee, non c'è nessun vincolo. Per le colture arboree invece la novità è l'introduzione nei primi 2 anni di impianto della coltura nei terreni con pendenza media superiore al 30% dell'inerbimento applicato anche a filari alterni. Per i terreni compresi tra il 10 e il 30%, oltre sempre questa possibilità di nei primi 2 anni di impianto di applicare l'inerbimento a filari alterni, c'è questa
questa sorta di deroga strutturale per i terreni in areali contraddistinti da scarsa piovosità nel periodo vegetativo, di consentire lavorazioni nel periodo primaverile estivo, e in più, giusto per venire incontro alle necessità di questi ultimi anni, ai cambiamenti climatici, è stato introdotto come punto 5 la possibilità per regioni e province autonome di individuare ulteriori soglie indicatori per definire le aree non irrigate, dove poter rilasciare appunto provvedimenti in deroga proprio in vista di questi andamenti termopiometrici eccezionali, come è successo anche quest'anno per l'ambiente viticolo nel periodo estivo. Anche nei terreni sotto il 10% di pendenza è sempre stato introdotto la possibilità in questo caso di non applicare l'impegno di inerbimento nei primi 2 anni di impianto della coltura. Con questo io ho finito, perché grazie. Avete domande? Nessuno, niente. Bene, allora chi... Vai. Scusate. Allora, questo problema l'avevi sollevato a Cavour. Io ce l'ho scritto tra gli appunti, per cui me lo ricordo. Eravamo arrivati, siccome non sono tantissime le aziende che utilizzerebbero questo prodotto, mi avevi detto così, procederemo con una deroga aziendale, ok? Perché non era passata a livello nazionale questa proposta, e non l'ho presentata al parere di conformità, proprio perché ci siamo accordati in questo modo qua. Ci sarà... Beh, magari per il prossimo anno lo riesaminiamo. Per quest'anno... non ci sarà nessun effetto negativo, mi metti l'elenco delle aziende e i soliti dati che servono per la deroga aziendale e procederemo con la deroga aziendale. Solo una cosa, sul target peronospora del peperone, ci sono altri candidati o no? Ecco, il problema è proprio quello, cioè il criterio che si è seguito a livello nazionale è quello di inserirlo in alternativa a candidati già presenti. È per questo che si era discusso questo meccanismo qua, Roberto. Però sappi che non ci sono problemi, concederemo la deroga, va bene? Il criterio di esclusione è stato quello. Cioè, mentre sul... Ok. Siccome, sì, visto che siamo ancora nell'argomento, poi chiudo subito, cioè l'attenzione massima è per i candidati, davvero massima, ok? Per cui prima di inserire nuovi candidati bisogna valutare attentamente la situazione, se ce ne sono degli altri si inseriscono in alternativa agli altri in modo da non avere un aggravamento dell'impatto, tutto qua. Vado con questo. Siamo rimasti nelle 2 ore, 2 ore e un quarto, e quindi niente, chi viene a pranzare al castello siamo prenotati per la mezza, per gli altri auguriamo buone feste e a risentirci.